Ho ascoltato l'ultimo intervento, ci ponevamo anche il problema di conciliare questa prospettiva col problema della mediazione e della contrattazione collettiva, che non veniva esclusa ma anzi inglobata nella prospettiva di un salario minimo legale nel nostro progetto legislativo, quello unitario che abbiamo presentato anche insieme al Partito Democratico e ad Azione. Ecco, quella è una battaglia che dobbiamo assolutamente continuare, la continueremo nel Paese, visto che il governo con un gesto che è apparso molto furbo ma di pura miopia politica in prospettiva, ha voluto addirittura con un emendamento esercitare una legge, una delega, e si è riservato quindi appunto la possibilità di esercitarla adesso nei prossimi mesi. Noi non possiamo lasciare che questa partita sia condotta con furbizia, dobbiamo riappropriarci di questo tema, realizzarlo senza sotterfugi, senza espedienti. È la ragione per cui torneremo sicuramente adesso con le forze che hanno sottoscritto quel testo, quel progetto, a interrogare e promuovere il Paese per sollecitare una grande iniziativa politica per questa riforma.